responsabile del centro Il Piacere di Lavorare della Fondazione Di Bagno. Quando abbiamo fatto l'incontro, l'ultima volta che ci siamo visti qui, che era un incontro, diciamo, con il Consiglio di Amministrazione allargato, abbiamo, ognuno di noi ha illustrato, diciamo, il proprio programma di lavoro, e quello che mi ha colpito, diciamo, della tua presentazione l'altra volta, sbirciando adesso i tuoi appunti, è proprio questa puntualità nelle parole, cioè nell'esprimere un concetto, che è quello che adesso ci dirai, che cos'è, diciamo, il centro, Il Piacere di Lavorare, che tu lo incardinavi attraverso una sorta di elenco, di decalogo di parole chiave. Grazie, è così. Grazie per essere qui. Io qui ci sono sempre volentieri, ho una certa familiarità con la Fondazione Di Bagno, non solo per biografia personale, ma anche familiare. Prima Cesare diceva, sui interessantissimo intervento, che non tutti i fondi sono accettati dalla Fondazione Di Bagno. No, non è che voi l'avete accettato, già visto, lo venne a prendere proprio da casa. Diciamo quasi violentemente. Lo ricordo benissimo quel giorno, mio padre è stato un grande fotografo e noi tenevamo questi 9.000 scatti molto prematuramente, in età molto giovane, e noi tenevamo questi 9.000 scatti che effettivamente in casa non sapevamo manco che farcene, se non ogni tanto guardarceli. E un giorno Gianvito, insomma, mi chiamò e disse: senti, tu non li devi tenere più a casa, me li devi dare a me. Io dissi, capendo l'importanza e anche l'onore che assegnava a papà e alla mia famiglia, dovevo cercare di convincere mia madre e anche mio fratello, che è un conservatore. E non fu facile. Un giorno si presentò a casa e se ne andò dove fu, con i negativi, però è stata la scelta giusta. In ragione di questa familiarità, poi un giorno io, insomma, da sempre, dall'università, i corsi di specializzazione che ho fatto, il lavoro che faccio, mi sono sempre occupato di lavoro, un po' per biografia personale e familiare. Essere di sinistra significava occuparsi di giustizia sociale, delle persone più svantaggiate, e quindi anche di lavoro, naturalmente. Un po' perché mi piace. E quindi ho dedicato e sto dedicando la mia vita al tema del lavoro, perché penso che il lavoro definisca ancora l'identità sociale delle persone. Il lavoro fa parte della vita, e la vita è anche il lavoro che facciamo, non perché ce ne dobbiamo identificare in maniera supina, ma perché è lo strumento col quale noi contribuiamo alla vita della comunità in cui viviamo. Io amo dire che il lavoro non è ricevere qualcosa, ma dare agli altri, dare il nostro sapere, il nostro entusiasmo, le nostre competenze, la nostra voglia di essere testimoni e parte integrante di una comunità. E allora da questo nacque il nome del nostro centro studi all'interno della Fondazione, Il Piacere di Lavorare, perché io penso che lavorare possa essere un piacere. È difficile? Sì. È impossibile? Non provarci nemmeno non è un approccio di realismo, ma solo di resa. Molto spesso molti ostacoli si frappongono tra noi e l'affermazione della felicità interna, che è amare il lavoro che si fa. Lo disse Primo Levi. Una porzione di felicità interna è data dal lavoro che facciamo, se lo amiamo. È un'opportunità, ma è anche un grande problema,
perché non tutti ci riescono. Perché? Io, è quasi una missione quella che io, non solo io naturalmente, ma tutti insieme, quelli che contribuiamo alla vita del nostro centro studi, la missione di far emergere con parole nuove, con analisi al passo dei tempi, le dinamiche che sottendono oggi alla nostra esperienza lavorativa, quali sono i problemi e quali sono le opportunità. Io non credo che un'attività di questo tipo, contenuta anche in strumenti come può essere una biblioteca, è una mia opinione naturalmente, possa essere neutrale. Guardate, sui problemi del lavoro la gente ci è morta. Se gli va bene vive sotto scorta, perché nel nostro paese quando uno su queste cose c'ha qualcosa da dire gli danno la scorta, non so se avete notato, o gliela tolgono con conseguenze che noi abbiamo vissuto purtroppo, perché il tema del lavoro ha sempre diviso in maniera anche aspra nella società contemporanea. Parlo da uomo di sinistra ancorché con un approccio liberale, voi mi conoscete. Ha sempre diviso, e è stata sempre la prima cosa che ha diviso, i massimalisti e i riformisti. Perché i riformisti, alla cui categoria io voglio appartenere, diciamo così, ritengono che nulla sia dato per scontato, che nessun dogma debba essere intoccabile e che la giustizia sociale vada interpretata ogni giorno con gli strumenti più adeguati in favore dei più deboli. Il problema è chi sono i più deboli, e qui c'è tutta una discussione che adesso naturalmente non abbiamo il tempo di fare e non ti permettere nemmeno e non mi permettere di fare. Il grande poeta e cantautore Leonard Cohen colpì quando lui passò una lastra, tra l'altro, le sue lettere d'amore al suo grande amore, sì, bellissime, c'è un articolo stupendo oggi di Consiglio, ho lasciato la mia copia di Repubblica lì, la lascio alla se volete, volete leggerla. Dico a Filippo, se volete un esperto di Leonard Cohen, oltre al piacere di lavorare, il piacere di Leonard Cohen. Ce l'hai? Scusa, ma non ho rotto il filo del discorso. E come si è finito ancora? Tu l'hai citato. Ah, io mi piace. Scrisse pochi anni prima di morire. Chi sono oggi gli sfruttatori e chi sono gli sfruttati? È un modo falso ed ipocrita di guardare le cose del mondo. E questa difficoltà di analizzare con nettezza il bene e il male, lo sfruttatore e lo sfruttato, genera una sfida che secondo me va sui temi del lavoro, va giocata dai riformisti. Non è facile, voglio dire, non è facile, ma si è creata una società, in particolare nel nostro paese, fatta di quelli che gli studiosi chiamano insiders e outsiders, e cioè quelli che hanno tutte le tutele e quelli che non ce l'hanno. La partita si gioca molto su questo punto. Siccome io non credo alla neutralità della ricerca, io e i miei collaboratori, posso se così citare il professor Giuseppe Gentile, che è il nostro direttore scientifico che insegna diritto del lavoro alla LUIS, la professoressa Mirella Giannini, sociologa del lavoro all'Università Federico II di Napoli, abbiamo detto questa deve essere la nostra identità, ricercare punti di equilibrio nuovi per diritti più avanzati per tutti e non solo per noi. E abbiamo pensato di ragionare per modelli, perché qualche volta vedere anche come funzionano le cose dove vanno meglio, parlo di altri paesi naturalmente, con un po' di umiltà, non sarebbe male, anche se non ci siamo in questo periodo storico, non siamo molto abituati, non devo dire, allo studio, alla ricerca, alla comparazione fra modelli, all'analisi, al ragionamento, visto che qui ognuno un giorno spara
Ultima cosa, ovviamente io comincio a parlare, però so che mi devo fermare. Però ultima cosa del periodo in cui viviamo. Il governo recentemente ha proposto l'introduzione di un salario minimo per legge. L'idea in sé non è sbagliata, nel senso che ha l'obiettivo di stabilire un salario dignitoso per i lavoratori e le lavoratrici non coperte dai contratti collettivi, che con le nuove professioni sono in aumento, pensiamo solo a tutte le piattaforme digitali, RAI e non. Questa è una proposta fatta dal governo in carica, no? Calibrando in 9 euro all'ora questa quantità. Allora, la proposta è buona, generale. 9 euro all'ora, adesso non mi dilungo molto, è del tutto fuori dal mondo. Significa che l'analisi e la proposta, l'analisi che porta ad una proposta politica anche buona, ma poi la proposta si perde nell'estemporaneità. Non ho finito, perché da Di Maio, scusate, la butto in politica, ce lo so pure aspettare. Zingaretti ha detto no, facciamo 10. Allora, questo è il punto dolente, la rincorsa senza strumenti di analisi, di approfondimento e con la necessaria umiltà per, diciamo così, proporre modelli e strumenti nuovi per una nuova giustizia sociale. Il nostro obiettivo, il nome che ci siamo dati dice tutto. Lavorare potrebbe e forse dovrebbe essere un piacere, perché è così che noi esprimiamo la nostra personalità. Naturalmente mi rivolgo principalmente ai giovani, che qualche volta, anzi molto spesso, l'idea mi è anche nata quando mia figlia ha detto io da domani vado a Milano. Non è possibile questa cosa, non è possibile. Vado a Milano, non è che non la capisco, l'ho fatta pure andare visto che la pago io. Diciamo così, perché che faccio qui? Che faccio qui? Il grande problema di qui che noi ci troviamo. Grazie a Francesco Pinto, che devo dire però, come io prima ho utilizzato lo simbolo con quel lapsus di Previti, nella sostanza tu parlavi di assenza di competenze fondamentalmente in questo periodo, che appunto diciamo è incompatibile con il motto di uno dei partiti che sta al governo, che ha lanciato l'uno vale uno. Se l'uno vale uno vuol dire che non esiste più la competenza, cioè che tutti possono dire tutto, mentre noi sappiamo che non tutti possono dire tutto, ognuno. Certo, ci possiamo esprimere su qualunque argomento, però se dobbiamo approfondire una questione è giusto che parli di quella questione che è più competente. Poi si può interrompere o discutere. Perché però non c'è più mediazione delle organizzazioni sociali intermedie. Quello però attiene a un altro discorso più grande, però dico la sostanza politica, dovendola ridurre a fondamentali, nel momento in cui introduci nel dibattito culturale uno vale uno, tu elimini la verticalizzazione del sapere, che invece è uno degli elementi su cui si fonda la società, la nostra società. Thierry Visson, invece, con te parliamo del centro di flessione e dell'utilizzo di questo nuovo linguaggio, assolutamente il nuovo linguaggio nel modo in cui viene interpretato attraverso la graphic novel, per esempio, o attraverso declinazioni diverse, per appunto interpretare il mondo. Grazie, Sara. Credo che si potrebbe chiedere perché effettivamente introdurre la satira politica, particolarmente la satira grafica, in una community library, in una biblioteca. Credo che la risposta a questo viene dal fatto che uno degli elementi più importanti dell'identità europea è la capacità della nostra cultura di sempre sviluppare controversie e dialettiche. Da quando il sapere esiste sotto forma scritta c'è sempre stato dibattiti tra filosofi, tra economisti, tra tutto quello che volete. E quello che è molto sorprendente è che nessuno di questi dibattiti è stato chiuso,
stiamo ancora combattendo su delle opposizioni che esistono nel pensiero, nell'economia, nel modo di vedere le cose, mai state chiuse. E questo, tra l'altro, è la base della democrazia, perché la democrazia è un dibattito permanente dove la gente non è d'accordo, ma riesce a trovare, dopo un po' di dialettica, una certa sintesi. E quello che è interessante è di vedere che la satira, dall'inizio di queste dialettiche, è sempre stato presente nella cultura greca. Parliamo di Aristofane, cioè dai romani possiamo vedere tutti i graffiti sui muri che erano dei graffiti di satira, eccetera. Si è perso un po' durante il Medioevo, ancorché carnevali, il grottesco nelle sculture delle cattedrali e delle chiese e tutti questi elementi sono sempre stati anche una forma di satira, particolarmente il carnevale. Forse Umberto Eco, quando ha scritto Il nome della rosa, ha anche fatto vedere come è rinascita quest'idea di essere in grado di ridere di se stesso, perché, come lo sapete, dietro Il nome della rosa c'è la ricerca di un libro di Aristotele che definisce che cos'è il riso e la maniera di prendere in giro se stesso e gli altri. È molto interessante anche vedere che quando Luther ha voluto sviluppare il protestantismo si è appoggiato tantissimo sulla satira grafica e non con i più banali disegnatori. Era Albrecht Dürer che faceva le vignette satiriche del Papa, eccetera, eccetera. Hans Holbein, un altro grande pittore, ha illustrato Erasmo. E di là si è sviluppata ancora di più la satira grafica. E tutta la rivoluzione francese si è appoggiato sia di pro e di contro, ma anche degli inglesi, anche sulla satira politica. E si è sviluppato durante tutto l'Ottocento, quando si è sviluppato anche la stampa. Quello che è interessante anche è che nel periodo di attività politica di Giuseppe Di Bagno c'erano due grandi giornali italiani, l'Avanti e soprattutto l'Asino, che erano dei giornali di satira politica, tra l'altro con delle vignette che forse oggi non sarebbe più possibile pubblicare perché erano troppo dure. E quindi questo vuol dire che la satira è un modo di creare anche un dibattito, perché mette il punto su qualcosa che fa male, quindi ovviamente provoca delle reazioni, ma anche il riso. E questa congiunzione del riso e della critica permette di andare avanti e quindi di entrare in argomenti importanti. E quindi questo è esattamente l'idea dietro la creazione di questo centro Libre Expression, cioè di essere in grado di utilizzare la satira politica per essere in grado di spingere la gente a pensare e ad informarsi. Un altro elemento ovviamente del centro è anche la libertà di espressione, perché la satira ovviamente è una critica del potere, è una critica di tutti i poteri, ivi compreso le religioni. E quindi provoca ovviamente delle reazioni che molto spesso vanno fino alla scena, dalla censura fino all'imprigionamento e anche alla morte. E abbiamo conosciuto in questi ultimi anni tantissimi vignettisti che sono stati ammazzati o che sono ancora in prigione o fustigiati. Si sa sempre che il libro e la satira sono pericolosi, e per questo che in tutti i governi, diciamo, regimi, dittatori, provano di impedire la lettura. Conosciamo benissimo questo magnifico libro Fahrenheit 451. E quindi il libro e la satira sono i due elementi del sapere, del conoscere, della riflessione, della critica, che sono pericolosi per tutti i poteri. E quindi ovviamente è quello che dobbiamo difendere, perché è il solo modo di fare la società, di fare una società che sia in grado, nella dialettica, di trovare delle soluzioni. Un altro elemento molto importante che è dietro il nostro lavoro è il fatto che adesso sempre di più la politica è basata sui slogan, e quindi si proietta dei slogan via internet, via i social network, eccetera.
ai quali è estremamente difficile di rispondere, perché rispondere a questi slogan richiede di sviluppare un argomento basato sui fatti, e questo prende tempo, prende spazio e richiede attenzione, e l'attenzione non c'è più. E quindi uno dei, secondo me, il solo modo di rispondere a dei slogan è di rispondere con una vignetta satirica che mette il punto appunto sull'imbecillità dello slogan. E quindi c'è una necessità, secondo me, di utilizzare, di sviluppare questi due temi che sono la libertà di espressione e la satira politica. E quindi il ruolo del centro è particolarmente di provare di sviluppare questi due fili, tramite ovviamente la promozione del lavoro dei membri del centro. Per il momento il centro ha dei membri in 55 paesi del mondo, e quindi di pubblicare, di aiutare la pubblicazione, di sviluppare conferenze, workshop, formazioni, eccetera. Per esempio, abbiamo dei contratti per il momento con un giornale norvegese che pubblica 20.000 copie cartacee, e ogni numero pubblicano tra 3 e 5 vignette che vengono dal centro. Abbiamo appena concluso un altro contratto con una rivista italiana multireligiosa che si chiama Confronti, che ha già pubblicato alcune delle nostre vignette e che adesso pubblicherà ogni mese delle vignette. Pagina 21 di Oscar dedicherà anche uno spazio abbastanza importante a questo. Ma andiamo al di là di questo. Abbiamo appena concluso un accordo con 5 centri che lavorano con i vignettisti in Danimarca, Olanda, Francia, Spagna e Italia, per fare delle masterclass con dei giovani vignettisti per permettere di migliorare il loro stile, e lavoreranno tutti insieme in una masterclass che sarà a Trento a maggio prossimo. Quindi questo è il lavoro, ma anche al di là, perché insistiamo anche molto sulla didattica. E quindi proviamo di organizzare dei workshop sia per gli studenti, l'abbiamo fatto l'anno scorso a Ferrara con l'Istituto Einaudi, sia con la formazione dei prof, l'abbiamo fatto l'anno scorso a Trento con il Museo Storico e con la Fondazione di Gasperi, e organizziamo a Lettori in Fabula anche dei workshop e delle masterclass. Quindi questo è un po' il lavoro che stiamo provando di fare, e anche di accompagnare il festival con delle mostre, e ne abbiamo fatto tre per il momento: quella sulle sfide dell'Europa, quella sulla rivoluzione e quella che è ancora presente qua sull'era digitale. E poi ovviamente ci sarà una bellissima mostra sulla Terra vista dalla Luna, che è il tema del festival di quest'anno. Grazie. Grazie. Grazie alla professoressa. A proposito di accendi, bellissimo festival, che è il modo in cui si dice al sud il festival, perché mi hanno ripreso prima che ho sbagliato l'accento. Sì, ma io gli accenti cronici italiani sono complicati. E allora chiudiamo questa fase con appena fatto cenno Thierry Rissol, con la rivista della Fondazione Di Magno, che si chiamerà nel senso che grosso modo tra un mesetto più o meno speriamo di essere online, sarà una rivista online della rivista appunto della Fondazione Di Magno, si chiama Pagina 21, 21 è l'anno della morte di Magno, e in qualche modo, così come è stato rappresentato molto plasticamente da Thierry Rissol la descrizione del centro, cioè che racchiude bene quella che accennava anche Cesare, la nuova missione della Fondazione e di questo progetto, cioè tenere dentro la conoscenza declinata in tutte le sue possibilità, in questo caso per esempio attraverso la graphic novel o la vignetta o la satira, e la rivista, questa rivista digitale, ha l'ambizione di tenere dentro tutta questa narrazione, cioè fondamentalmente essere proprio nello spirito con cui è nato internet. Fondamentalmente internet che cos'è in tutte le sue declinazioni?
è una verticalizzazione del sapere, è un grande database. Da qualunque modo voi possiate guardare internet, qualunque utilizzo voi facciate di internet, internet è un organizzatore di contenuti, fondamentalmente. Pagina 21, rispetto alla fondazione, farà la stessa cosa, è un organizza i contenuti della fondazione per poterli far fluire oltre il tempo in cui normalmente questi vengono fluiti. Ovviamente, dato che sono molto d'accordo con quello che si diceva prima, che si parlava della ricerca, non è mai neutra, niente è mai neutro, e anche la rivista ha una missione speciale. La prima e più importante è che pagina appunto la rivista della Fondazione Di Bagno, e quindi diciamo nel suo core la rivista si batterà e farà in modo di promuovere attraverso la cultura due grandi pilastri del socialismo: la giustizia sociale e la democrazia. Cioè tutte le cose di cui ci occuperemo ce ne occuperemo da questo punto di vista, le declineremo da questo punto di vista, che tra le altre cose è anche questa, è una forma che cambia, non cambia il contenuto, è una forma nuova per raccontare, oggi si direbbe per fare uno storytelling dei valori del socialismo. Il secondo grande pilastro di pagina 21 è che pagina 21 deve valorizzare, deve dare valore e divulgazione ai contenuti della biblioteca, qualunque sia la forma che assumerà, e degli archivi, perché anche in questo caso la biblioteca e gli archivi fino ad oggi, o normalmente se tu non li divulghi, li puoi utilizzare soltanto se ci vai negli archivi o soltanto se ci vai nella biblioteca o soltanto se sei un esperto di archivistica. L'ambizione è quella di spiegare a un pubblico anche più vasto, e quindi che non è, diciamo, necessariamente preparatissimo sull'archivistica, sapere che cosa è, come è fatto un archivio, come si gira in un archivio, e poi un po' alla volta rendere disponibili online anche pezzi di questo archivio. Prima si parlava, per esempio, la rivista, la biblioteca c'ha il primo numero dell'Avanti, per esempio, è bello che puoi consultare questo primo numero non soltanto se direi che è conversato meglio, ma se puoi farlo anche attraverso, diciamo, il web. E quindi queste, diciamo, queste le prime due gambe della rivista sono tutte interne alla fondazione, non fanno altro che prendere quello che è stato la fondazione fino adesso e portarla a una divulgazione più universale. Il terzo invece, che dal mio punto di vista e dal punto di vista, poi vi dirò, delle persone che mi accompagnano, delle persone che più direttamente mi accompagnano in questo lavoro, perché invece poi chi ci accompagnerà in questo lavoro sono un po' tutti i collaboratori della fondazione e delle attività che la fondazione esplica e anche di altre persone, invece l'impresa più ardua è la terza, cioè in qualche modo fare della rivista, diciamo mettere in pratica tutte le cose contenute nel progetto Millenari della Memoria, cioè diventare in questo caso davvero un'officina delle idee, in cui elaborare pensieri, elaborare strategie, trasformare la cultura che normalmente è a beneficio solo di chi sa di più, renderla in termini pasoliniani autenticamente popolare, cioè renderla comprensibile a tanti, a molti, e avere anche la possibilità e l'ambizione di raccontare la contemporaneità, che è, se voi ci pensate, la filosofia dei Granai del Sapere. C'è questo progetto che il Presidente ricordava, è arrivato credo quinto in una graduatoria molto importante, dal mio punto di vista, che l'ho letto a posteriori il progetto, è arrivato quinto perché secondo me ha dentro di sé questa grande ambizione, quella di comprendere, leggere e trasferire la contemporaneità attraverso una molteplicità di linguaggi, però tenendo fede a quella che è quella linea di demarcazione al di sotto della quale non bisogna scendere. Dicevamo, va benissimo il dibattito, va benissimo la discussione, però ci sono alcune cose che, diciamo, alle quali dobbiamo stare attenti. Prima citavo l'uno vale uno, ecco, sulla rivista non ci sarà l'uno vale uno,
se uno è uno storico scriverà di storia, se uno è esperto di calcio scriverà di calcio, se uno è esperto di poesia scriverà di poesia. È giusto che ognuno faccia, diciamo, il suo lavoro, esplichi il suo lavoro e sia in grado di trasferire le cose che è in grado di trasferire. E ovviamente, come potete immaginare, non abbiamo a disposizione, diciamo, cifre importanti per costruire questa cosa, perché tutte le attività hanno una dimensione economica e quindi immetteremo molta della nostra attitudine a lavorare con la fondazione come abbiamo fatto fino a questo momento, cioè quindi grande passione, grande abnegazione e soprattutto la volontà di dedicare, diciamo, le nostre energie mentali e intellettuali a questa operazione. Dicevo, i collaboratori sono tanti, sono tutti quelli che collaborano con la fondazione, a Lector in Fabula, però c'è un nucleo un po' più ristretto, più operativo, che io diciamo ringrazio anche pubblicamente qui, perché già stiamo facendo un lavoro molto importante, e che sono Anna Maria Minunno, Mattia Ramundi, Simone Boccuzzi, Vittorio Biondo e Vittorio Il Bruno. Io sono invece Oscar Paravani, sono il direttore responsabile di questa impresa, perché poi un direttore responsabile ci deve essere, sia dal punto di vista di legge, sia perché ci vuole uno che mette il punto e va a capo, altrimenti non si fa mai niente. Però francamente, anche quando ne discutevamo con il presidente e con Filippo, ho sempre pensato e sono fortemente convinto che questa è un'impresa che o è collettiva o non è, cioè o è un'impresa in cui tutti crediamo che debba essere diciamo l'elemento di comunicazione, non per l'eccellenza, ma diciamo privilegiato, perché opera sul web, noi sappiamo che facciamo tutto sul web, o sarà, e quindi un po' è anche in capo a me, perché chi ha poi la responsabilità deve essere in grado di rigiudicarlo per quello. Cioè io mi auguro di essere intanto all'altezza, ma soprattutto di essere in grado di coinvolgere emotivamente le persone che sono amiche della fondazione a prestare gratuitamente il loro contributo a questa rivista, perché questo è l'altro aspetto importante. Per cui questa rivista, nel momento in cui prenderà la luce, ecco, io mi auguro che sia in grado di raccontare le tante cose che facciamo. Quindi la valenza culturale di questa fondazione, di questa rivista, è la fondazione, cioè i contenuti della rivista sono la fondazione, e io spero che, grazie anche, diciamo, partendo da voi, dal pubblico presente qui, possa avere anche una divulgazione. Ah, ecco, mi ricorda giustamente. Mi ricordo giustamente Thierry Bisson che questo supplemento cartaceo, da quando noi andremo online con la rivista, avrà appunto anche un supplemento cartaceo internazionale per ballare sul ponte del Titanic. Quindi ragazzi, si balla, bisogna stare, diciamo, dico ai Vittori, vedo solo il Bruno, il Biondo non lo vede, ah ecco, state vicini. Una sedia a voto in mezzo. Allora io vi ringrazio per l'attenzione, spero che, di non avervi annoiato nella parte finale, e ci spostiamo sempre qui a seguire. Adesso abbiamo, lo abbiamo già visto prima, Leonardo Palmisano e Massimo Veneziani. Grazie e buon proseguimento.